tutta la gloria e a Gesù. Una felice serata a tutti quanti. Dio ci benedica questa serata. Voglio dedicarla a questo testo. di Bacam, Salmo 51. Fratello Angelo Picone. Salmo di Pendimento. Come state? Prima di iniziare volevo sapere se state bene o c'è qualcosa che non va. Se c'è qualcosa che non va fatemelo sapere al più presto onde io possa pregare di più per i più bisognosi di, di Dio. Questa sera sembra che tutto sta procedendo bene e e sicuramente il Signore ci benedirà tutti quanti insieme. Me lo sento nel cuore e nell'animo. Ripeto che stiamo andando in preghiera e chi vuole pregare insieme a me, il Signore è giusto che si va ai piedi di Gesù in ginocchio e lodandolo, aprendo il cuore e l'animo ai piedi di Gesù, lasciando tutto quello che percuote la vostra anima e il vostro cuore. E il vostro spirito e soprattutto il vostro corpo, perché il vostro corpo, il nostro corpo, è il tempio di Dio nostro Papa. Bene, specificando ancora un altro preambolo per chi è per le prime volte che sta guardando questo video chi non riesce a andare ai piedi di Gesù così a tu per tu per la prima volta non è molto difficile andare ai piedi di Gesù basta immedesimarsi con il pensiero che si trova davanti ai piedi di Gesù. È semplicissimo. Se non riuscite a visualizzare con la vostra mente, datevi un'ideologia mentale, psicologica, che state visualizzando questi piedi di Gesù. E come li volete visualizzare, li visualizzate con le scarpe o senza scarpe o con le calzette o senza calzette o a piedi nudi. Se non riuscite ancora, vi do un altro incentivo. Guardate i vostri piedi come sto facendo io, guardateli. Eh? L'avete memorizzato i vostri piedi che l'avete guardato. E adesso proiettateli davanti a voi. Così come se fossero i piedi di Gesù. Ora, più semplice di così, non è possibile, perché la gioia del Signore è già dentro il vostro cuore, perché mentre parlavo vedevo alcuni di voi che hanno capito tutto per filo e per segno. Bene, adesso o ad occhi chiusi o ad occhi aperti e mettiamoci davanti ai piedi di Gesù. Alleluia, gloria a te, mio santo Signore Gesù. In questo momento veniamo a te, ai tuoi piedi, e vogliamo baciare i tuoi piedi, mio Signore. Grazie, mio Signore, mio Gesù, mio Salvatore. Questa sera vengo a te, mio Signore, mio Signore, mio Gesù, per lodarti e benedirti. In questo momento Qui insieme a me sono tutti i miei fratelli e sorelle, insieme in questo cortile santo, Signore, davanti alla tua presenza. Alleluia, gloria al tuo nome, mio Signore, mio Gesù. E in questo momento tutti insieme vogliamo lodarti, benedirti tutti i giorni della nostra vita, non soltanto stasera, mio Signore, ma tutto il resto che ci distaccherà da ora in poi, finché tu ci verrai a rapire e portarci con te nell'aria, nel cielo, nella nuova Gerusalemme celeste. Grazie, mio Gesù, e grazie a nostro Padre celeste che possiamo depositare in questo momento tutto ai tuoi piedi, ai piedi tuoi, Signore, sapendo che fra poco tu porterai tutto in transfert a nostro Padre celeste. Grazie, mio Gesù, grazie, mio Signore, e in questo momento tutti i miei fratelli stanno versando qui a lacrime di sangue tutti i loro peccati, tutte le loro angustie, tutti i loro problemi, le loro malattie, le loro sofferenze. Sì, mio Signore, tanti sono stati gli acciacchi, i problemi, le difficoltà dei miei fratelli e miei e in questo momento vogliamo depositare ogni cosa. Ora, mio Signore, che abbiamo depositato ogni cosa, vogliamo lodarti e benedirti, sapendo che tutto questo tu lo cambierai a fin bene per noi. Grazie per questa evoluzione, per questa salvezza, per questa grandezza che tu in questo momento elargisci a ognuno di noi. Ti ringraziamo, Padre, per questa gioia, per questa misericordia che ci fai avere. Ora, mio Signore, mio Salvatore, mio Gesù, in questo momento siamo qui tutti radunati come un solo uomo e vogliamo dire grazie soprattutto per quello che farai ancora oggi, domani, dopodomani. Il mese prossimo l'anno prossimo dieci anni prossimi se ci saranno ancora signore mio Gesù grazie per questa gioia futura che tu ci donerai ancora padre e ancora pa grazie mio Gesù che in questo momento come transperte al nostro Padre Celeste è qui presente insieme a noi grazie mio Dio, grazie mio Re, grazie per ogni cosa che tu ci elargisci attraverso il tuo figliolo Gesù. E in questo momento Padre vogliamo adorarti attraverso lo Spirito Santo del tuo figliolo Gesù, in questo momento io con tutti. I figli per volte e stanno adorandoti glorificandoti per quello che tu sei signore tu sei grande mio dio mio re grazie padre grazie mio gesù grazie fratello maggiore grazie mio salvatore ancora buon padre celeste stasera vogliamo per edificazione leggere il salmo 51 signore Vogliamo presentarlo a te con grande benevolenza, con grande gioia. Ma Padre siamo vuoti, completamente vuoti per questa tua parola. Ma sappiamo che tu, come per gioia, amore, che tu nutri per noi, tu ci riempirai di Spirito Santo e di ogni parola che tu vuoi, che noi diciamo sia sempre come tu vuoi e come tu farai, Padre. Ma noi desideriamo soprattutto che tu vieni e parli tu, perché se tu parli ai nostri cuori, Padre, stasera ci saranno grandi miracoli che usciranno da questa sera per adorarti e glorificarti, e soprattutto quelli che ci saranno da questa notte in voi mentre questo video per bontà tua sarà immortalato nell'internet, che potrà essere visitato da tutti i siti, da tutti i gruppi, da tutte le chat e da tutti, soprattutto sarà tradotto in tutte le lingue, secondo la tua volontà, Signore, e soprattutto, Padre, benedici tutti quelli che un giorno ancora non lontano lo vedranno e ne godranno di questo beneficio. Ti ringraziamo Padre per questa grande gioia che tu ci hai donato questa sera. Oh buon Padre Celeste ancora, ti chiediamo di darci lo Spirito Santo completo questa sera, non soltanto per me Signore, ma anche per tutti questa adunanza che ci sono insieme qui con me in tutto, intorno a me davanti, di dietro, ovunque, sono tutti radunati. Tu li vedi, Padre, in tutta questa gloriosa internet che c'è in tutto il mondo che ti sta guardando, Padre, e ti sta adorando. Ora, buon Padre Celeste, stende la tua mano potente su tutti noi e donici il tuo Spirito Santo per poter non soltanto adorarti, glorificarti, magnificarti, nei cieli, nell'alto, dove tu risiedi. Oh buon Padre Celeste, vieni all'incontro a noi e parla tu questa sera come prima persona, Padre. Ti di, diciamo grazie, Padre, per questo avvento che tu farai. Soprattutto, Padre, se è tua volontà, Padre. Se non è tua volontà, Padre, sia fatta secondo la tua volontà come tu vuoi. Doni lo Spirito a noi di parlare. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù, il tuo figliolo, il benedetto in eterno. Amen. Bene, carinella, grazie. Vedo che questa sera il microfono sta viaggiando a velocità di personalità. Vedo che sta scrivendo abbastanza bene e vedo altrettanto che questa sera ci saranno... molte anime che daranno il cuore a Gesù. Lo vedo e lo sento, condutto me stesso. È già da un bel pezzo che sto preparando questa serata così gloriosa, manifestosa, perché è un grande privilegio parlare della parola di Dio, anche che io non sono nessuno, sono una, una piccola pietra piccolissima come la sabbia installata davanti al tempio di Dio, non sono neanche all'interno, al di fuori come manifesto Visibile agli occhi che lodano Dio. Sì, papà. Grazie. Grazie. ...della grandezza che tu mi dai. Non mi potevo identificare come tu vuoi. Figli miei, questo è quello che io desidero. Più vi abbassate, davanti al mondo, più io vi inalzerò in Inal. Questo oggi il mio cuore è ben disposto. E per questo io oggi benedirò tutto il mondo intero. Chiunque si abbasserà davanti al mio figliolo Gesù. Io per il mio nome stesso lo benedirò. Userò anche per tutti coloro che sono vicino a lui o a lei fino alla millesima generazione. Gloria, gloria, gloria a te, mio Dio, mio Re, mio Signore. Ti ringrazio, ti lodo con tutto il cuore, con tutto me stesso. E grazie ancora per i miei fratelli, sorelle, amici, che tu hai parlato questa sera, che attraverso ognuno di noi che si abbassi a te, benedirai anche chi sono vicino a lui, o a lei. Grazie Padre, stasera hai riempito il mio cuore di gioia, di amore, di esultanza. E ancora non abbiamo letto la tua parola, Signore. Chissà quante benedizioni ci darai dopo aver letto la tua parola e farla nostra. Tutti gli eventi che ascolteremo. Grazie Padre. Nel nome del tuo figliolo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Non c'è che dire niente, fratelli, sorelle, amici e quanti siete in ascolto e state guardando questa trasmissione. Sicuramente qualche scettico ci sarà, ci sarà qualche ateo, ci sarà qualche uno che già è completamente preso dal nemico, ci sarà qualcuno che magari riderà, ma ride bene. Dice il proverbio, ride bene chi ride per ultimo. I tempi sono quelli che sono, il mondo sta per finire. E come vediamo, tutte le generazioni hanno aperto gli occhi, le temperature sono cambiate, i climi sono cambiate, gli eventi sono cambiati. Tutto è ci sta stressando attorno e vediamo che è l'ora di chiudere le porte. Presto il Signore chiuderà queste porte e quando queste porte saranno chiuse, chi ha riso questa sera o nell'avvenire, prima che chiuderà le porte, eh, è lì che lo voglio poi se riderà ancora, se aprirà la bocca per ridere o per piangere. E questo pianto non sarà ascoltato né da me, né da Dio e né da di Gesù. Non sarà ascoltato neanche dai pastori, dai missionari degli evangelisti, nessuno vi ascolterà o meno se vi ascolteranno gireranno la faccia dall'altra parte perché non ci sarà possibile a tutti noi di aiutarvi a ristabilire quella rapidità per entrare perché chiudendo le porte Dio non entrerà nessuno. Bene, tra parentesi chiuso questo discorso, diamo gloria alla parola di Dio, dove dice come testo Salmo di Pendimento. Già in questo solo testo ci sarebbe una predicazione. A mai finire senza terminare di in altri versetti e in altre cose ma stasera non voglio stangare nessuno leggiamo tutto il salmo e poi ne parleremo al direttore del coro salmo 51 Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne da lui dopo che Davide era stato da Batseba. Abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei mispati. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te. Contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu... Desideri che la verità risieda... la sapienza nel segreto del cuore purificami Con il sopo e puro lavami E sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia. e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. E uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli. E i peccatori. Sì, convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, o oh Dio, Dio della mia salvezza. E la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici altrimenti li offrirei. Ne gradisci Olocausti. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto. è umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia. Edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime, arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Fin qui la parola del Signore in questo Salmo 51. Come abbiamo potuto appurare questo salmo è un salmo meraviglioso un salmo di pentimento per la gioia del nostro cuore e del nostro spirito e della nostra anima come abbiamo potuto appurare il titolo di questo salmo ci dà alcuni spunti, cosa vuol dire il pendimento, cosa vuol dire sottomissione, cosa vuol dire assenza di tutta quell'aria che ci dominava, dell'egoismo, delle cose di grandezza che il nostro io ci faceva immagazzinare nel nostro intimo e rifletterlo all'esterno a tutto il mondo intero. Sembravamo dei codardi, delle persone che al cospetto degli altri eravamo smisurati con eh, quell'aria di superbia e di grandezza che solo Dio e Gesù ci ha potuto togliere questa macchia interna nel cuore, nell'animo, nello spirito e quella che ci rifletteva all'esterno del nostro involucro perché noi abbiamo un'aura nella nostra persona e come potete vedere anche qualcuno ha fatto dei disegni, anche che sono questi disegni come dire sculture che sono in abominio, ma il pittore quando li disegnava aveva un'idea di santità di quelle persone e quando disegnava, gli disegnava un'aura ruola attorno alla testa per identificare la santità di queste persone. E come stavo dicendo, questo superficiale che abbiamo su di noi è un qualcosa che lo può vedere un'altra persona che è con gli occhi interiori aperti a vedere questa santità ma io vi posso dare un accenno a qualcuno di voi cosa si può identificare noi vediamo a volte quando una persona è nella tristezza, nell'abbattimento e nell'angustia e nella malattia, noi vediamo che anche la pelle del viso e scura e un colore diverso del naturale della stessa persona che si trova nei momenti di felicità nel trionfo della sua gioia noi vediamo che quel tipo di riflesso in quella persona abbattuta è cambiato e dato che si trova in quel riflesso dell'abbattimento della tristezza e quella malattia e quello che quella persona è presa in quel momento si trova in una situazione quasi appartata fuori del beneficio di de quell'aura di benedizione perché in quei momenti quella persona è presa di tanti pensieri e non sa che pesci prendere e dove indirizzare tutto il suo essere bene io vi ho dato soltanto un piccolo accenno poi le cose approfondite li approfitteremo in un altro video perché se ci allontaniamo molto su questo campo andiamo fuori tema e il tema di stasera è cosa voleva dire il salmista quando ha scritto questo salmo questo salmo di pendimento racchiude la persona che in quel momento si trovava nel disagio, nel dolore e nella disgrazia di aver peccato davanti la presenza di Dio. E noi sappiamo che quando questo salmo fu scritto c'è stato un periodo di Adultevo. Noi vediamo che dice qui dal Salmo 51, dice al direttore del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne da lui, dopo che Davide era stato da Batseba. In quel momento lui ha riconosciuto il suo cuore che il profeta gli aveva aperto gli occhi tramite un trabocchetto e noi sappiamo che tipo di trabocchetto gli aveva preparato. Proprio che lui stesso, il re, decise con la sua voce che l'uomo che aveva commesso quel peccato si meritava la morte. E il profeta, quando lui ha decretato il suo... come dire? Sentenza, senza sapendo chi era, lui ha decretato che si meritava la morte e il profeta gli disse, tu sei quell'uomo. Davide cadde in un sconvolgimento che si metteva giù per terra aprì tutto il suo cuore a Dio in ginocchio per terra e chiese di perdonarlo. Noi sappiamo come Davide si Messe a piangere. Io non ero lì. Non posso neanche esprimermi, ma so che quando io mi metto in ginocchio e lodo il Signore e chiedo con pendimento se ho sbagliato, so cosa vuol dire pendimento personale e qui Davide dice abbi pietà di me o oh Dio per la tua bontà nella tua grande misericordia cancella i miei mispatti non c'è la cosa più bella dire queste cose in segno di pentimento in ginocchio davanti alla presenza di Dio. Dio è così grande e così potente che quando una persona, tale situazione che ha peccato, qualunque essa sia il peccato, anche che fosse rosso come la porpora, il peccato, che uno magari avesse fatto una strage, non che avesse fatto uccidere solo una persona, ma una strage, ma se il suo pentimento è così come fu come Davide, e così come tu farai, se ti trovi in queste situazioni, allora... Tu riceverai questa grazia che ha ricevuto Davide. E qui dal secondo versetto dice, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Cosa ha chiesto? Fermiamoci un attimo. Cosa si può desiderare quando uno viene sporco dal lavoro? Eh? In un tempo di caldo, di sole cocente, si trova tutto sudato e imbrascato, sia nel corpo, al di sotto del corpo e in tutto il corpo. Non si desidera altro che farsi una doccia di purificamento del corpo, non è vero? E così, come Davide in quel momento che si trovava sporco da quel peccato che aveva commesso, chiede a Dio di lavarlo e di purificarlo dal suo peccato. E così quando ognuno di noi ci troviamo in questa situazione, non desideriamo altro che essere purificato da Dio, come con il lavaggio dalla testa ai piedi. Non ci deve essere neanche un unghio, un'unghia, eh? un'unghia senza lavata. Tutto, dalla testa ai piedi. Così avviene come la doccia che uno si fa quando è sporco. E, e così si lava tutto, dalla testa ai piedi. E quando finisce la doccia si sente più leggero, più pulito, più puro. E così quando si va in ginocchio ai piedi di Gesù, chiedendo a Dio di purificarlo e lodarlo, avviene questa pulizia sia interna nel cuore, nell'animo. E nello spirito e nel corpo. E qui dice dal terzo versetto, dice, poiché riconosco le mie colpe, Davide ha detto, Dopo aver espresso il suo peccato davanti a Dio, dice lavami, purificami dal mio peccato, perché io riconosco le mie colpe. Lui si è riconosciuto colpevole quando è stato preso in trabocchetto da profeta. Il mio peccato è sempre davanti a me, miei cari nella grazia di Dio. Se noi non facciamo questo lavaggio di personalità e dello spirito e nell'animo, andando ai piedi di Gesù, noi saremo sempre peccatori, sporchi. Abbiamo una macchia nel cuore che non si può togliere. Solo Lui può togliere questa macchia del cuore con il nostro pentimento e la nostra gioia andando a chiedere perdono ai piedi di Gesù. Solo così avviene il lavaggio del peccato. Nessun detergente, nessuna canteggina, neanche il nitro può togliere questo peccato che è dentro il nostro cuore e nella nostra anima. Solo Gesù può lavare con il suo sangue che ha versato sulla croce. E dal quarto versetto dice, ho peccato contro di te. Contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Vedete? Assimilate queste parole nella vostra preghiera. Non c'è una formula. Non c'è qualcosa che dite e adesso come faccio a ricordare tutte queste parole? Dio non ha bisogno di queste tutte queste parole. Dio vede il vostro avviamento di pentimento anche con il pensiero, senza che voi parlate, basta che voi dite... Voglio pendirmi. Salvami. Eh, tutto è compiuto. Peccato, contro te, contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudici. Quando giudichi. ari. Su questo ultimo versetto che abbiamo letto è racchiuso il più grande segreto universale. E se lo esaminiamo qui subentra una grande predicazione che forse non basterà neanche questa notte, tutta la notte, per esprimerci e per lodare Dio, del beneficio che fa Dio quando un uomo o una donna, un'anima vivente, si esprime in questo modo davanti alla presenza di Dio. Perché quando si esprime in questo modo si aprono tutte le catarrate del cielo e scendono benedizione a quella persona dalla testa fino ai piedi. O Peccato contro te, contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Non so che sensazione vi ha fatto nel vostro essere in questo momento se avete avuto delle sensazioni di solletico in tutto il vostro essere nel viso nella testa nelle braccia nelle gambe, nei piedi, se avete avuto del solletico, cari nella grazia, c'è una distonia. Come facciamo, cari nella grazia, il primo foglio si è riempito. Datemi il tempo che salvo questo foglio e poi parleremo. Chiudo il microfono. Come avete visto, sì, dicevo, come avete visto, il primo foglio si è riempito e anche che io continuavo a parlare, ipotesi, il microfono non scriveva più. Perché? Perché il microfono ha raggiunto una quantità di parole memorizzate nel dispositivo di scrittura. E non scriveva più, semmai io salvavo quella pagina e ne aprivo un'altra. E così è la nostra mente. Cari, nella grazia di Dio, noi abbiamo il nostro cervello illimitato di una quota illimitata di idee, parole e tutto. Ma il nostro animo Dio gli ha dato un quota di limite. Sappiate bene ciò che vi sto dicendo perché è scientifico, non è della portata di chi, chi sia, è scientifico, il nostro animo Dio lo ha creato in questo modo. Perché l'uomo, arrivato a un certo limite di sciocchezze o di peccati o di stress o di malattie o difficoltà, vedete, gli sto mettendo tutto, sto fiocando un mucchio e chissà quante persone in questo momento stanno avendo del solletico in tutto il corpo chissà quanti di voi e quanti ascolteranno questo video avranno del solletico in tutto il corpo non vi preoccupate vi spiegherò anche questo dato che c'è una quota limitata sul nostro animo sulla nostra valvola di quota psicologica di animo se non andiamo ai piedi di Gesù per svuotarla nella preghiera e sentirci di nuovo vigoriti eh? pieni di energia pieni di potenza come ho fatto io con la pagina che ho salvato quella pagina, ipotesi, il salvamento di quella pagina è quando andiamo a Dio in preghiera. Dio si prende tutto ciò che noi portiamo a Gesù e lui lo salva, lo condona. In parole povere vi sto spiegando come voi potete comprendere come Gesù si esprimeva con i suoi segni, con le sue parole, in parole e anche in cose che in quei tempi l'uomo poteva comprendere. E così io mi sto esprimendo come Gesù si esprimeva a, quello, a quel tempo, a quel momento. E così. Adesso io sono in questo momento e mi aprirò in queste sembianze di parole e di fatti. E mentre io salvavo quella pagina, Dio salva i nostri peccati che portiamo ai piedi di Gesù. E quando Lui ha salvato i nostri peccati, noi siamo liberi. Abbiamo una nuova identità identità come quella pagina che ho fatto nuova e sta scrivendo il microfono fra poco si riempie di nuovo la devo di nuovo salvare come si riempie e riprendere un'altra e così noi quando ci sporchiamo con il peccato perché è normale che noi ci sporchiamo o di un modo o nell'altro i tempi, le azioni, le circostanze, ci scappa sempre qualcosa che non dovrebbe scappare, ma siamo umani, Dio lo sa, è per questo che ha messo il suo figliolo tra lui e noi, come Intermittente passaggio, eh, intermittente da noi a Gesù e Gesù a Dio. Come fu allora tra il popolo che usciva dall'Egitto, che parlava con Mosè e Mosè presentava a Dio quando si presentava nella tenda del convegno alla presenza di Dio. Il popolo aveva paura di parlare a Dio direttamente e diceva, o oh Mosè, parla tu per noi perché noi abbiamo paura di parlare a Dio se non moriamo. Dio non permetteva che il popolo moriva quando parlava con Dio, perché Dio parlò con Adamo a tu per tu nel giardino dell'Eden. Così l'uomo, quando si toglie il peccato, che è senza peccato, è come un nuovo Adamo. Capite perché Mosè non aveva quella paura di parlare con Dio? Perché Dio lo ha rigenerato. E così rigenera anche noi. Quando noi andiamo a Gesù, presentiamo i nostri peccati, siamo rigenerati come un motore di una macchina che ha fatto tantissimi chilometri e poi perdeva colpi, non andava bene e si portava e si porta a rigenerare il motore. Ma solo che quel motore rigenerato dura ancora, chissà quando dura e poi... Si rovina, invece, quando Dio rigenererà noi, se noi non pecchiamo, questa rigenerazione dura in eterno. Questa è la grande differenza tra il motore rigenerato e l'uomo rigenerato da Dio, andando ai piedi di Gesù e presentando tutto a lui vedete ve l'ho spiegato così bene che anche un bambino dico un bambino appena nato che apre gli occhi e comincia a comprendere mamma e papà comprende ciò che sto dicendo per farvi ancora no mimizzare nella personalità, ma per farvi dare una spinta ancora, per innalzarvi ancora, di dire, e se un bambino appena nato ce la fa, che lo dice fratello, perché noi non ce la dobbiamo fare? E vi do quella grinta, quella spinta a andare ai piedi di Gesù. Mi sto prolungando molto e devo accorciare perché non voglio trattenervi per le lunghe. So che ognuno domani lavora e stiamo andando per le ore 23. È giusto che accorciamo, magari faremo qualcosa un altro giorno, Dio volendo, ma so che vi dico che questo salmo dipendimento è un salmo molto maestoso, molto grande e potente. Se mi promettete che va a lavorare, chiude il dispositivo e va a letto, io magari continuo un altro poco per chi domani non lavora. Se me lo promettete, dite sì perché io lo sento. Bene, la percentualità ha superato sul dire di andare avanti. Bene, andiamo avanti un pochettino. Allora vi auguro una felice notte a tutti quelli che andranno a letto. Dio vi benedica, non vi preoccupate, domani ascolterete il resoconto. Di quello che non avete ascoltato, registrato. Dio volendo. Pace del Signore a tutti quelli che andranno a letto. Bene. E da questo versetto, come abbiamo potuto appurare, il salmista si è pentito totalmente ed è stato. Perdonato con un piccolo appiglio, perché Dio dà questi appigli per non ci dimenticare quando noi abbiamo peccato, abbiamo subito il perdono. Ma ci ha dato anche qualcosa che abbiamo pagato. Davide pagò non di presenza a lui, pagò come ben ricordiamo il figlio che nacque da quella azione malvagia e come diciamo adulterio, Dio lo fece morire e vediamo questo è il lato negativo che Dio lascia quando una persona trasgredisce sì Dio perdona aiuta cancella totalmente ogni cosa, ma ci lascia un segno molto, molto doloroso. Perciò stiamo attenti chi dice, ah, così semplice, adesso io faccio quello che faccio, tanto vado a Dio, Dio mi perdona e tutto è finito. Stiamo attenti a quello che facciamo, perché Dio, come un Dio grande, misericordioso e pietoso, lento all'ira e di grande bontà, così è un Dio che... Dice la regola del seme di io sono generato nell'iniquità, mi accomodo nel peccato. Cari della grazia. Salmista si sì, esprime in questo modo. Tu come ti esprimi? Come sei stato generato? Nel peccato o nella purezza? Esprimiti gioia. Perché quando ti esprimi... Io ti darò il resoconto. Stai attento che ti sento. E se non ti dovrei sentire io, ti sento l'Altissimo. Dio. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Se tu ti sei sentito o ti senti generato nella giustizia, nella benevolenza, nella gioia e nella purezza, ti sei sbagliato. Perché nella generazione tutti nasciamo e usciamo di una generazione del peccato. Usciamo come una creatura di Dio e quando usciamo da questa generazione crescendo siamo in obbligo di comprendere come siamo nel di dentro tutto completo e cosa riflettiamo all'esterno. Se ti sei identificato o ti identifichi un giusto, senza avere dato il cuore a Dio attraverso Gesù, hai sbagliato tutto. Nessuno ti può salvare dalla tua condanna eterna se ti senti giusto dalla nascita fino a oggi senza aver dato il cuore a Dio attraverso Gesù o chiedendogli perdono. Hai la condanna su di te, a vita, come carcerati condannata a morte. Scusa che ti dico questo, eh, ma è la realtà dei fatti. Sei condannato a morte, se non dai il cuore a Dio attraverso Gesù. E così il salmista si identifica, ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu, dal versetto 16, ma tu desideri che la verità risiede nell'indimo? Insegnami. Dunque la sapienza del segreto del cuore. Vedete, il peccatore quando è nato, se si riconosce peccatore davanti ai piedi di Gesù, gli può chiedere a Dio attraverso Gesù di purificarlo, di dargli quella sapienza che nel segreto dimora nel cuore, perché Dio e Gesù è dentro il nostro cuore. Non lo sapevate? Gesù è già dentro il nostro cuore, dalla cellula che viene trasmessa quando la donna partorisce il bambino già lo rigenera nell'intimo della gravidanza un trasmettimento di DNA ecco Dio è dentro di noi ancora prima che nasciamo solo che Dio sta calmo e aspetta che tu cresci, diventi più grandicello, cominci a comprendere la verità, ti esprimi secondo gli insegnamenti subiti da chi ti sta intorno, ti edifichi e dai il tuo contributo alla conoscenza di ciò che conosci. Se tu conosci che c'è un Dio lassù e non riconosci che Dio è anche qui dentro di te, nel tuo cuore, tutto è vano. Ma se tu riconosci Cristo un Dio e dici a Dio perdonami, cancella i miei spatti, come il nostro salmista dice, cancella i miei spatti, perdonami e donami un cuore puro, e fai che io possa lodarti, benedirti e che possa essere rigenerato da te vedete quando hai fatto questo avviene la nuova nascita Dio non è che scende da lassù e viene dentro il tuo cuore è già dentro il tuo cuore solo che in quel momento tu apri il cuore tuo spalanchi la porta del tuo cuore e il Signore Dio si fa vedere da te con che cosa? con il trasmettimento del suo Spirito Santo dentro di te e ti dà l'impulso come quando batte il cuore sapete quando batte il cuore quando stanno quando una persona con la macchina del tempo del battito del cuore eh? E così il Signore si fa sentire dentro di te con quel battimento del cuore che ti batte più veloce il cuore e senti quella gioia che hai dentro il Signore e lo vuoi dire a tutto il mondo che hai incontrato Gesù Cristo dentro di te. Ah, mamma mia, che gioia! E dal settimo versetto dice... Purificami con il sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Quando un'anima ha chiesto questo pentimento di grazia a Gesù, viene purificato, viene lavato, risplendente. È, è messo nel più alto punto che è ben visto da tutto l'universo e tutti gli angeli esaltano gioia all'infinito. Voi non potete immaginare che gioia c'è nei cieli quando un'anima dona il cuore a Gesù. Non lo potete immaginare. È assolutamente. Non c'è paragone di quel momento di gioia tra gli angeli del cielo e il nostro pianeta che noi viviamo. È imparigonabile. ringraziato ringraziatosi sì, a Dio. Ma. Ringraziatosi sì, a Dio. che dà questa gioia in tutto l'universo quando qualcuno dà il cuore a Gesù. E qui dice dal versetto 8 fammi di nuovo dire canti di gioia e letizia e, ed esulta Esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Avete presente un punto della Bibbia quando un profeta profetizza in quella pianura e Dio gli dice di queste ossa che possano riunirsi, riempirsi di carne, di muscoli e parlare, rivivere. E così è avvenuto. Avete visto? Ve l'ho fatto vedere. Vi ho mandato un flash. Avete visualizzato? quei corpi umani che erano un osso qua, un osso là nella pianura, nel deserto, chi è morto in battaglia, disperso in tutti i punti, come per volontà di Dio, quando il profeta si espresse, quelle ossa si riunirono e si riempirono di carne e di muscoli e cominciarono a rivivere. E così dice il Salmo 8, fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzato. Esulteranno quelle ossa che Dio aveva spezzato. E non solo questo, dice distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Vedete, il salmista non solo si esprime solo una volta, ecco perché vi dico, non bisogna soltanto una volta chiedere di essere ripulito e come qui che vi ho detto, fra poco questa pagina si riempirà di nuovo e io che devo fare? Per andare avanti, salvare la pagina, farne una pagina nuova e impostarla e scrivere. E così è. L'uomo, come dice il salmista, di nuovo distoglie lo sguardo dai miei peccati e, e cancella tutte le mie colpe. Vedete? Avete visto? Tutto è così. La vita dobbiamo prendere come spunto la parola di Dio e c'è tutto scritto. Se noi ci immergiamo nella preghiera e diamo l'ore a Dio e in segno di pentimento, lui ci apre dei canali con tutte le comunicazioni del mondo esistente. Vedete, nulla è impossibile a Dio. Dalle pietre fa nascere quello che Lui vuole. Dalle pietre. Per farvi capire. Per Dio non c'è niente di impossibile. Perciò andiamo a Dio attraverso Gesù, diamo il nostro pentimento e poi lui fa il resto. E qui dice nel versetto 10: "O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Vedete? Dopo il pentimento, dopo il rinnovo, dopo di nuovo qualche piccolo errore, ancora il salmista va ai piedi in riflessione di Dio e, e gli dice fammi ancora questa grazia, purificami il mio cuore. Esso gli dice, oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Vedete, rinnova il mio cuore di nuovo e, e, e mette uno spirito ben saldo che resiste a tutte le intemperie, a tutte le cose che potrebbero vacillare il nostro corpo e il nostro intimo e lo spirito debole che abbiamo noi. Ristabilisci, dice il salmista, dentro di me un cuore puro e dammi quello spirito perfetto. Ora, come dice il salmista, uno spirito ben saldo, noi diciamo uno spirito perfetto. E qui dice dall'undicesimo versetto, non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Perché Dio, quando noi pecchiamo, anche che ci ha benedetto diecimila volte, e noi pecchiamo che giriamo dall'altra parte, non dalla strada di Dio. Dio ci toglie di nuovo lo Spirito Santo che lui ci aveva donato. E qui dice: "Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza". Noi giorno dopo giorno dobbiamo sempre vivere con timore e tremore davanti a Dio. Non che perché Dio ci fa paura. No, questo. Dobbiamo avere timore di Dio perché più ci abbassiamo, più Lui ci innalza in alto. Vedete come quando io all'inizio di questo video mi sono abbassato e Lui mi ha portato in alto vicino a lui, ero alla sua presenza. Non volevo scendere più, ma vi avevo promesso che stasera dovevo fare questo video e sono sceso con il suo permesso. Perché lui voleva che io restavi là, ma si è fatta la sua volontà che sono qua. Rendimi la gioia della tua salvezza è uno spirito. Volenteroso mi sostenga. Vedete, non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. E poi dice al dodicesimo, rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Non solo che il salmista ha avuto quella gioia che il lavaggio e tutto quello richiede ancora uno spirito che lo sostenga nei momenti triboli e eh? che il mondo può avvalersi davanti a noi vedete e così dobbiamo essere anche noi Giorno dopo giorno dobbiamo sempre insistere nella preghiera che Dio ci rinnova il nostro spirito sempre più migliore. E non dobbiamo limitarci a chiedere a Dio un qualcosa o centomila cose. Dio ci dà tutto quello che chiediamo. Non dobbiamo essere limitati. Non dobbiamo dire, eh, adesso io a papà ci chiedo questa penna, ipotesi qua, eh? e ci chiedo una penna, eh? ci chiedo una penna. No, io ci chiedo 10.000 penne, 10.000 ce ne chiedo, perché so che lui me li darà. Avete capito? Non dobbiamo essere timidi o come quelli poveracci, noi siamo suoi figli. Ciò che gli chiede a Dio, se noi siamo figli suoi, ciò che chiediamo a nostro padre qui in terra, a nostro padre, se gli chiediamo a papà e mi dai dieci euro, eh? Se papà ce l'ha, questi dieci euro, ce li dà. Se non ce l'ha, ti dice, figlio mio, aspetta che prima li guadagno, e poi, prima mangiamo, e se ne restano, ti do il rimanente. Ma Dio, è tutto suo. Dio ce li ha. Se noi, Facciamo la sua volontà, tutto quello che noi gli chiediamo, lui ce lo dà. Avete capito come funziona? Ed al tredicesimo versetto dice, insegnerò le tue vie ai colpevoli e ai peccatori e i peccatori si convertiranno a te vedete dopo che il salmista è stato benedetto lavato ha avuto lo spirito santo un cuore puro e tutto il rimanente poi di nuovo ha chiesto un cuore puro e uno spirito saldo riconosce Dio e dice adesso che tu hai fatto questo per me. Io insegnerò a tutto il mondo, eh? a tutti i peccatori, ai colpevoli, le tue vie. Eh? Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. E così dobbiamo fare noi dopo aver ricevuto la sua grazia divina che è scesa fra di noi nel nostro cuore, ci ha convertiti, ci ha dato quella gioia, quell'amore, allora noi che facciamo? Ci restiamo seduti in un bar a prendere caffè? Non ne bevo più caffè. Da quando il Signore mi ha fatto conoscere un grande dottore qui sulla Terra, Sto seguendo i suoi consigli, sono dimagrito moltissimo, ogni 5 minuti dovevo andare in bagno a urinare, avevo una prostata molto grande. Avevo uno stomaco bel visibile, grosso. Quando salivo le scale e abito al secondo piano, già arrivavo stanco morto. Quando mi allacciavo le scarpe, mi mancava il respiro. La mattina mi mangiava il latte come colazione e adesso non me lo mangio più. Non mangio niente la mattina. Faccio digiuno. A mezzogiorno mangio soltanto cibi aderenti come questo dottore mi ha insegnato. Lenticchie, fasola, fagioli, piselli, patate, insalata, pomodori, broccoli, cavoli, verdure tutto quello che è sul campo del verde. E vi dico che non solo se ne sta andando la prost, se ne è andato il stomaco gonfio, se ne, se ne è andato anche quei muscoli che mi davano fastidio, avevo un solletico addosso che non ne potevo più e adesso non prendo neanche medicine più mi spalmavo delle pomate che non potevo fare a meno e non li uso più cosa è successo? è successo che sto ingerendo il cibo adeguato come quello che si mangiavano i nostri antenati una volta. Il pane mangio soltanto una breccia piccolina la sera di pane non quello normale, quello per i diabetici, perché avevo un inizio di diabete. Quando sono andato a controllare il dottore mi ha fatto spaventare, se continua così siamo all'insulina e quando sono andato a controllarmi il medico si è spaventato, mi ha detto ma come ha fatto in pochissimo tempo a eliminare il diabete e tutto il resto. Io ho detto, ho trovato con la presenza di Dio un dottore qui sulla terra che me l'ha fatto conoscere mio padre, Dio Onnipotente. Quel dottore si è inginocchiato. E ha dato gloria a Dio. E dal quattordicesimo versetto dice, liberami dal sangue. Versato. O oh Dio, Dio della mia salvezza e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Dio mi ha liberato e io gli do gloria, gli do tutto quello che è in mio possesso, perché quello che ho in mio possesso è di lui. Il mio cuore è di lui, la mia vita è di lui, il mio spirito è di lui, tutto è suo e io glielo rendo come lui merita, perché lui è il mio salvatore, lui è la mia potenza. E come dice qui, liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia, e così come lui mi ha liberato da tutte queste iniquità che ero perduto, non esistevo più. Vedete, stanno crescendo anche i capelli dal mio capo. E presto vedrete questa chioma come nei laterali. Dio mi ha rigenerato tutto, il corpo e lo spirito. E là. Come non, come non potrei dargli gloria a Dio? Come il salmista si esprime in questo momento. Questo è ciò che ha fatto a Lui, lo ha fatto a me e io do gloria a Lui. E la quindicesimo versetto dice: Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. E. Ah, ah, apri le mie labbra oh Dio e la mia bocca proclamerà per te tutta la gloria a te Signore perché sei tu l'onnisciente la gioia, l'amore, la forza la potenza, tutto sei tu mio Dio, gloria a te gloria, gloria come non potrei dar gloria a Dio per quello che Lui ha fatto a me alla mia casa, alla mia famiglia, a tutti quelli che sono intorno a me, tutti gli amici sul web, eh? vedete? Tutto quello che sto facendo nei miei siti, tutto va in porto, perché c'è la scendenza di una cantela accesa tramite lo spirito che io sto evolgendo a lui si è accesa una candela sulla terra, una stella è scesa sulla terra e Dio ve l'ha fatto sentire. E dal sedicesimo versetto dice Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei. Ne gradisci l'olocausto. Vedete, Dio non gradisce sacrifici di nessuno. Una volta facevano sacrifici, ammazzavano tori, ammazzavano animali, li portavano in olocausto. Con la venuta di Gesù, Dio ha santificato questa via con il sacrificio del suo figlio. Si è abolito tutti i sacrifici del mondo per chi voleva fare dei sacrifici a Dio. Dio non gradisce più questi sacrifici di animali, tori, non gradisce più queste cose, ma il tuo sacrificio in Spirito Santo che tu lo lodi notte e giorno come Davide lo da, lo, ha lodato lui a Dio notte e giorno come io, come pastori, missionari, evangelisti per il mondo stanno dando il suo cuore e il suo tempo libero per evangelizzare tutto il mondo intero ecco così sì tu stasera prenditi animo e dici anch'io voglio fare questo per te Dio mio padre e acquisisci una dignità umana celeste ed al 17, 17, versetto dice sacrificio gradito a Dio e uno spirito afflitto tu Dio non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato vedete In questo versetto dice Dio gradisce quel sacrificio dell'umano che si sottomette al suo figliolo, dai il cuore al suo figliolo e suo figliolo purifica tutto l'essere che è in quell'individuo che ha chiesto perdono. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. È in quel momento che quell'individuo e abbattuto umiliato Dio non lo disprezza Dio anzi lo rigenera attraverso il suo figliolo con uno spirito mansueto uno spirito puro e perfetto e lo rianima a nuova vita a nuova e sultanza nei cieli. E qui dal diciottesimo versetto dice, fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme, Vedete, per rispetto di Davide che si è pendito ed è andato ai piedi di Dio e si è prostrato davanti al profeta, perché vedete, in quel momento il profeta funzionava come transizione, come transizione, come in questo momento è la transizione tra l'uomo Gesù e Dio. Così in quel momento Davide si umiliò davanti alla presenza de del profeta e, e tramite questa transizione Dio in quel momento il profeta aveva dato una sentenza a quell'uomo, Davide, al re, che aveva peccato. E dopo che il profeta si allontanò, Dio riprese il profeta e gli disse torna indietro e di così così al mio Davide, e diede quella notizia che Dio lo aveva perdonato, ma a una ma. Vedete la pagina si è riempita di nuovo, la devo salvare. Aspettate un attimo che la salvo. Chiudo il microfono. Vedete, si è riempito di nuovo. Voi mi dovete ascoltare quando vi dico, dovete rigenerarvi giorno dopo giorno davanti alla presenza di Dio. detto ho salvato la seconda pagina, <coughs> adesso faccio la nuova. e così. E così di nuovo il microfono scrive una nuova pagina. E così siamo noi, quando noi di nuovo pecchiamo, dobbiamo andare ai piedi di Gesù e chiedergli di nuovo perdono. Per qualsiasi cosa, anche una bugia, oppure per una mancanza, un disguido, un, un litigio. Non vi dovete preoccupare, versate tutto ai piedi di Gesù, qualunque cosa voi avete. E Gesù vi libererà, vi purificherà, come è successo con questa pagina. Due volte si è riempita eh, e due volte io l'ho salvata. Vedete, ho rigenerato una nuova pagina, nuova, e lui scrive di nuovo. E così siamo noi. Ogni volta che ci sentiamo in eh, peccato, prostriamoci davanti a Dio, senza nessuno vergogna. E diamo l'ode a Gesù e saremo purificati, lavati e rigenerati di nuovo. E qui dice dal diciannovesimo versetto, ultimo versetto, oh, abbiamo quasi finito. Allora gradirai sacrifici di giustizia, Olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Cari, nella grazia, fin qui la parola del Signore. E qui l'ultimo versetto ci dice: e eh, dopo che tutto questo che tu ci hai donato, che hai fatto per noi, il salmista è contento, felice. E allora adesso dice io ti offrirò tori eh, sul tuo altare, ma adesso noi non abbiamo più da offrire tori in Olocausti, perché... Tutto questo si è abbellito. Noi offriamo olocausti di gloria, di amore, di esultanza a Dio per la grandezza che Lui è. Dio ti amo, ti lodo con tutto il cuore. Questo vuole Lui. Grazie Padre. Vi avevo promesso una benedizione a tutto il mondo. Ecco la mia mano estesa nella superficie della Terra e tutto il mondo intero questa notte Grazie, Padre. Grazie, Padre celeste, Dio d'amore. Non potevo dubitare, Padre, della Tua presenza anche questa notte. Tu sei stato il toccasano per questa generazione incredula e malvagia, che ancora non ti riconosce e non riconosce il sangue versato del tuo figliolo, ma questa notte tu hai donato la certezza della tua bontà, benedicendolo ancora una volta. Ora buon Padre Celeste, ti voglio mettere in preghiera stasera. Ciò che ci ha dolore, a tutto il mondo intero un virus coronavirus che sta facendo la strage solo tu puoi abbattere questo virus coronavirus Solo tu puoi abbatterlo, perché l'uomo non è capace. E dato che sono qui davanti alla tua presenza, Padre, ti chiedo umilmente, io con tutto il popolo che in questo momento è sveglio ed è qui in questo video, in tutto l'universo che sta guardando e tutti quelli che guarderanno da domani in poi, insieme, che pregheranno insieme a me, di accontentarci, togliendo questo virus, coronavirus, che sta facendo la strage umana. Ti supplico, padre, dacci questo segno, che da domani in poi ci saranno dei provvedimenti da parte tua. Che qualcuno, qualche medico, qualche scienziato, trova l'antidoto per distruggere questo virus. Questo ti chiediamo, Padre, Dio Onnipotente, ti lodiamo, ti benediciamo ora, domani e sempre in eterno. Gloria a te, Padre. Amen. Nel nome del tuo figlio, lo Gesù Cristo. Che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cari la grazia. Io vi saluto, come faccio sempre, vi abbraccio come faccio sempre, vi stringo tra le mie braccia e vi cullo come Gesù culla a me. Vedete? Mi culla così Gesù a me, mi stringe tra le braccia, io sento il suo calore e lui sente il mio. E così io sto sentendo voi e voi state sentendo il mio calore e quattro baci per ognuno uno due tre e quattro quattro baci per ognuno e in più vi mando il mio doppio spirito chi lo prende è suo prendetelo con tutte e due mani prendetelo e immergetelo nel vostro cuore. Dominate questo spirito che vi sto mandando, fatelo vostro, perché se lo fate vostro, da oggi in poi sarete un'altra persona. Dio vi benedica. Buonanotte da parte del fratello Angelo Picone. Solo adesso un'informazione per tutta l'umanità. Sto seguendo questo dottore, come vi ho detto, si chiama dottor Piero Mozzi. avuto grande beneficio sto mandando dei video a tutta bondà se non credete prima guardate seguitelo migliaia e migliaia di persone lo stanno seguendo e ognuno dà la sua testimonianza che è guarito da qualsiasi tipo di malattia tumori bronchite, atrosi, cervicale, tutto. Prostra, mi ha guarito la prostra a me. Non è che è stato lui, ho seguito i suoi insegnamenti, la sua alimentazione. Non è che dovete fare altro, non è che lui fa qualcosa. Dice, dipende il tipo di sangue, se negativo o positivo eh? o zero dipende il tipo di sangue lui spiega cosa dovete mangiare e cosa dovete mettere da parte e non mangiare più nel video ci sono i numeri di telefono mentre è in linea potete usare quel numero di telefono mentre se non è in linea risponderà la segreteria e vi farà mettere in contatto con lui direttamente. O seguendo questi video potete guarire ugualmente perché il corpo umano è uguale. Se a una persona gli dà le direttive che per guarire una castrite deve togliere quel tipo di di mangiare, eh? come l'avete voi, la castrite ce l'ha avuto quel tipo che è guarito. Perciò quel, quelle cose che ha detto a quella persona se li mettete anche voi in esercizio, anche voi guarite quella castrite. Eh? Se avete una diabete, come ha guarito quello con la diabete, dicendoci quello che gli ha mangiato e deve mangiare e così è guarito lui guarirete voi perciò dipende il vostro tipo di male come guariscono gli altri guarirete voi siamo fatti a immagine eh, di gesù tutti uguali perciò se guarisce uno guarisce un altro uguale perciò seguite questi video se non credete seguitelo poi la credenza viene con i risultati, come appena iniziate a fare quella piccola dieta, non è una dieta. Io mangio di più, mangio. Mangio di più, però mangio cibi solidi. Eh? Sapete quando dice che mangiaste pasta e fasola, che magari usciva aria? Quello mangio. Pasta e fagioli, eh? patate, eh? broccoli, eh? fasola, piselli, eh, questo mangio. Lenticchie, verdura, salate, pomodori, questo mangio. Ma mangio abbondante, di più di quello che mangiavo prima. Prima magari mangiavo un dotto e poi magari lo stomaco non voleva niente più, invece mangio di più, però lo stomaco smaltisce questi cibi più velocemente e quando noi dobbiamo fare uno sforzo per lavorare ci sentiamo meglio, come infatti salgo la scala meglio. Adesso eh, salgo fino qui al secondo piano più veloce, arrivo tranquillo come un giovanotto prima non potevo salire e già quando arrivavo al secondo piano mi mancava l'aria non mi potevo neanche abbassare a lasciarmi le scarpe mi mancava l'aria è cambiato tutto perciò vi dico assaporate questi video ascoltandole e vedendole e così guarirete perciò oltre a questa informazione sto seguendo con il mio sito ve lo scrivo perché se no provo a scriverlo prima se c'è cosa lo correggo mondo.it Vabbè, è tutto unito, ve lo unisco. Ho voluto provare se il microfono, dato che ha funzionato bene questa notte, potassi che lo scriveva bene, ma ancora non è capace, lo devo abituare. E come un bambino, come il nostro organismo che sto abituando a questo cibo, così devo abituare anche il microfono a scrivere alcune parole ancora non sono nel vocabolario e gliele devo mettere io così come a un bambino quando chiede una caramella e noi gliela diamo a proposito delle caramelle do questa informazione non date più caramella ai bambini e non date cioccolato ai bambini e cercate quando una donna, un bambino o una bambina di fare lo svezzamento del latte più tardi possibile, di allattare il bambino con il latte materno fino al tempo determinato e poi seguire ciò che è possibile seguire degli altri tipi di latte che è comprato in farmacia. Se il bambino fino a una grande età fosse allattato con il latte materno sarebbe ancora più migliore. Perché sta succedendo che i bambini appena nascono già la donna fa finta che non ha il latte e glielo toglie. Già condanna questo bambino o questa bambina ad avere problemi psicologici. Perché si è scoperto che il latte, anche che sterilizzato per bambini, colpisce il cervello. Ecco perché da grandi celle questi bambini soffrono molti di emicrania o mal di testa difficoltà e stiamo vedendo quante cose che stanno avvenendo malformazione e tante altre cose apriamo gli occhi cerchiamo di dare ai nostri figli l'allattamento materno più lungo possibile non ci vergogniamo se dobbiamo uscire la mammella per allattare il bambino, se ci troviamo dentro uno studio oppure dentro in piazza, ovunque, non ci vergogniamo. Ma sappiamo che noi salviamo la vita ai nostri figli. Perché se ci vergogniamo a fare uno sforzo per i nostri figli, noi condanniamo i nostri figli a, a certi handicap. Ora non mi voglio prolungare molto di più, lo farò in un altro video, ma vi dico soltanto anche a quelli grandi di evitare il latte. perché evitare il latte fa male. E a certe persone, a certe persone, quasi tutti, gli vanno male anche i latticini e i cereali. Perché mangiando molti cereali gli gonfia lo stomaco. Si è appurato che quando agli animali vogliono che ingrassano subito per mandarlo a macello gli danno cereali e quelle bestie divengono grossi come vitelle. E i vitelli diventano grossi come cavalli. I cereali ingrassano e portano malattie, diabete e tante altre cose. Tutte le malattie dipendono da questi cereali e cibi non adatti al nostro DNA, al nostro gruppo sanguigno. Perciò Prima di ogni cosa vi dico, fatevi il gruppo sanguigno, andate in un centro specialistico e sappiate che gruppo siete, perché dipende dal tipo di gruppo, riconoscerete i cibi che dovrete mangiare. Perché seguendo questo dottore comprenderete subito quello che dovete mangiare e quello che dovete evitare. Bene, mi sembra che sono stato esaudiente e voglio chiudere. Pace del Signore. Dio ci benedica. Vi ho salutati a tutti. Pace.